Perché l'Istituto Robert Kennedy è la scuola che fa per te? Perché trovi competenza, accoglienza ed assistenza per renderti competitivo nel mondo del lavoro. L'Istituto Robert Kennedy, oltre alla formazione curriculare per i vari indirizzi scolastici, ti offre l'opportunità di effettuare stage presso ditte specializzate e visite d'approfondimento su tematiche didattiche. www.istitutokennedy.net. La scuola che fa per te. Un ringraziamento al Preside Sant'Arcangelo per l'ospitalità, però consentitemi di dire una cosa, come corso di laurea di scienze della comunicazione noi ci sentiamo meno ospiti oggi al Tasso, perché in qualche modo l'ospitalità indica una relazione occasionale, indica una relazione in qualche modo estemporanea. Invece da alcuni mesi a questa parte, come giustamente la preside Sant'Arcangelo sottolineava, tra il Tasso e il nostro corso di laurea in scienze della comunicazione c'è una relazione stabile. È nato da pochi mesi in questo liceo classico con indirizzo in materie legate alla comunicazione, è un progetto culturale nel quale noi crediamo profondamente come corso di laurea in scienze della comunicazione. È un progetto culturale che ci vede coinvolti in prima linea, noi, i nostri docenti insegnano in questa scuola, tengono le loro lezioni in questa scuola e la finalità è, consentirmi di dire, più ampia rispetto a quello che potrebbe apparire in prima battuta. Si potrebbe immaginare che il liceo classico con un indirizzo in comunicazione, possiamo dire sul liceo della comunicazione, è una dicitura sulla quale si può discutere, non è una semplice operazione di veicolazione degli studenti liceali verso il nostro corso di laurea, non è soltanto questo. Siamo felicissimi se tutti voi, parte di voi, decideranno di iscriversi al nostro corso di laurea dopo la fine del liceo, però la logica che hanno questo progetto è quella di creare consapevolezza nei più giovani rispetto ai mezzi di comunicazione. Possiamo fidare di Wikipedia, ci possiamo fidare di quello che, questo ci diceva Virgilio, ci possiamo fidare di noi stessi, dei nostri nomi, di quello che compare in rete, ci possiamo fidare di qualcosa che viene scritto e che non viene condiviso guardandosi negli occhi. Questa riflessione viene fatta da Platone intorno al V secolo, quindi 400 avanti Cristo, in un dialogo in cui il personaggio, il protagonista è Socrate, questo dialogo è il Fedro, a un certo punto si narra di questa storia. Il dio Teut, un dio egiziano, aveva deciso di regalare all'umanità la scrittura e un faraone, Tamus, protesta. Dice: Dio, tu ci stai dando questo sistema, questo che tu credi sia un dono, ma io credo che questa è una delle maledizioni più potenti che vuoi dare all'umanità. Ma perché affidando alla scrittura il sapere, tu costruisci un sapere, e qua il nome greco è doxa, un sapere non vero, un sapere in cui non c'è l'interazione tra le persone. Tutte le popolazioni del pianeta accompagnano necessariamente il loro parlare a dei gesti e a dei movimenti. Provate voi stessi, fatevi legare le mani dietro la schiena e provate a parlare. Un tempo uno dei padri fondatori della comunicazione, Platone, avrebbe detto delle protesi. In realtà siamo in una fase talmente avanzata dove le protesi ormai sono interiorizzate, i processi comunicativi dei social sono totalmente dentro la nostra quotidianità. Questi averli implementati nella nostra quotidianità consente anche dei passaggi evoluti, una volta stabilito che non ci interessa essere né apocalittici né integrati, ma significa poter creare anche non soltanto una comunicazione leggera, veloce, immediata, ma anche delle possibilità di prospettiva economica.
Tutte le ricerche che si stanno sviluppando nei quattro livelli del web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 creano anche delle possibilità, delle prospettive di economia. Di tutto questo sostanzia il mondo vivo, generativo delle tecnologie. Voi sapete benissimo che ogni sei mesi gli strumenti che abbiamo a disposizione invecchiano. Ogni sei mesi tutto ciò che abbiamo di ipertecnologico vive quel processo di obsolescenza tecnologica. I supporti tecnologici invecchiano come un corpo, come un organismo, e non è soltanto, come dire, una priorità del marketing, è anche un indicatore per farci capire che dietro l'avanzamento tecnologico, dietro la progettazione dell'innovazione grafico-informatica, ci sono dei motori generativi, ci sono delle intelligenze collettive, ci sono delle capacità di sperimentare, di progettare e di creare delle forme creative dell'esistente. Noi iniziamo a parlare della prima comunicazione via mail addirittura nel 1971, dove compare la prima mail condivisa. E dal 71 fino al, quindi nel pieno impero del web 1.0, abbiamo una staticità di fondo. Questa staticità viene radicalmente spezzata con i primi social nel 97, con Six Degree, e successivamente con altri social. Pensate, fino a qualche anno fa, appunto fino a 6-7 anni fa, MySpace era il social per eccellenza della musica. Non c'era musicista, gruppo musicale che non utilizzasse MySpace come grande canale comunicativo, produttivo ed espressivo. Il social di Zuckerberg, che appunto, come sottolineava Dante, nasce 6 anni fa, ha assorbito tutti i social precedenti. Su social, su Facebook, troviamo adesso tutto ciò che prima caratterizzava MySpace, e siamo sempre all'interno del discorso di un motore generativo. Ho cominciato a fare il mio mestiere intorno al 1989-90 e utilizzavo la macchina da scrivere meccanica. Io credo che sulle bancarelle degli antiquari e in casa magari qualcuno lo conservi come un pezzo di archeologia. Quando per la prima volta ho usato un fax, sono rimasto esterrefatto dall'idea che un foglio di carta inserito in un apparecchietto potesse andare dall'altra parte del mondo ed essere letto su quella carta termica che oggi oramai è leggibile. Non so se qualcuno di voi ha mai usato o visto un fax. Io personalmente, quando voglio togliermi qualcuno di loro, dico: senti, mandami un fax. Insomma, è così, sbrigo la questione. Io sono felice di aver assistito a questa transizione tecnologica, che è un privilegio. Cioè, io sono felice di essere nato in un'epoca in cui per parlare con un amico dovevi andare a casa sua e urlare perché non c'era neanche il citofono e ti affaccia dalla finestra o vieni giù, in cui non ero sempre reperibile, in cui potevo permettermi il lusso di essere offline senza per questo maturare una patologia. Io credo che però l'uso corretto dei social sia una straordinaria occasione che è offerta a tutti noi, tanto che siamo nativi, tanto che siamo migranti digitali, perché i social ci offrono uno strumento di conoscenza che non è mai stato così potentemente a disposizione della specie umana. Ci ricordava Don Lorenzo Milani, che ho spesso ascoltato in quest'aula, che chi conosce più parole governa il mondo.